amici di Fano TV, ben trovati. Quest'oggi vi portiamo al CODMA perché ritorna a sapori e aromi d'autunno il Salotto del Gusto 2021, la 33esima edizione. Domenica 21 e domenica 28 novembre tra seminari, mostre e degustazioni. Allora seguiteci per conoscere tutti i protagonisti. Salotto del Gusto, due domeniche con tanti appuntamenti. Sì, abbiamo portato il tempo autunnale e abbiamo portato i sapori, quindi sapori d'autunno è completa. Sì, abbiamo ripreso questa attività, questa nostra manifestazione interrotta per i motivi che sappiamo tutti, con tutto l'entusiasmo che abbiamo profuso negli ultimi 33 anni, che è l'età della nostra manifestazione, cercando di fare il nostro meglio. Le difficoltà sono state tante, però ci siamo riusciti a partire con questa rinascita, diciamo, dei sapori e aromi d'autunno in presenza, la fiera è completa di produttori che hanno accettato volentieri questa ripartenza. Il pubblico, auguriamoci che ci sia molto numeroso oggi nella giornata di oggi e nella giornata di domenica prossima. Quindi noi abbiamo preparato tutto, la festa, chiamiamola festa di Fano, è una delle feste di Fano, è sapori e aromi d'autunno, quindi il pubblico
troverà tutto quello che serve per assaporare, per gustare i prodotti del territorio. Tra l'altro, motivo di vanto è il fatto che, proprio perché sul territorio Sapori Aromi esiste da 33 anni, è stato il precursore poi di tante altre manifestazioni affini, quindi insomma diciamo che come mostra fiera è la madrina di tante altre. Sì, senza ombra di presunzione, siamo stati i primi nelle Marche 33 anni fa ad avere questa intuizione che dove c'erano manifestazioni a sé stanti, vedi Fiere del Tartufo, vedi Sagra di qui, Sagra di là, noi abbiamo messo insieme, abbiamo cercato di mettere insieme i primi nelle Marche, tutti i produttori, tutta una serie di produttori, per cercare di avere una manifestazione unica, un contenitore unico dove c'era un po' di tutto. E in queste due domeniche si potranno degustare anche le tipicità del territorio e non solo? Sì, tutto quello che c'è nel periodo autunnale, quindi dal miele, dai vini, dall'olio, dai salumi, dai formaggi, tutto quello che c'è insomma nel nostro territorio, nel territorio delle Marche, e non solo, perché abbiamo esteso anche la partecipazione a produttori dell'Umbria, e quest'anno come ospiti d'onore avremo una delegazione del comune di Torre Maggiore di Foggia, che è gemellato con le nostre associazioni Ole e Viandanti dei Sapori per le attività legate all'olio. Cerchiamo ogni anno di estendere a chi vorrà venire a Fano, questo luogo che accoglie tanti produttori, ha lo spazio per accoglierli, essendo anche coperto, quindi dove la gente può venire anche se in caso di pioggia. Vogliamo ricordare anche un'altra preziosa collaborazione, quella con l'Istituto Cecchi. Sì, vabbè, noi allora come Olea, che è diciamo un'associazione che insieme ai Viandanti dei Sapori organizza Sapori Aromi d'autunno, abbiamo la sede legale presso l'istituto, ma a parte quello abbiamo un rapporto veramente stretto di collaborazione con l'istituto, con i ragazzi, con gli insegnanti e con il personale, quindi ci sentiamo di casa, e quindi loro saranno sempre ospiti graditi presso questa nostra manifestazione. È necessario menzionare anche il 22esimo concorso per quanto riguarda l'oro delle Marche. Sì, l'oro delle Marche è il primo concorso che nasce in Italia in questo periodo, quando ancora l'olio è appena prodotto. Questo serve per ovviamente incrementare, incentivare, valorizzare tutta la nuova produzione dell'olio delle Marche, e questo concorso serve proprio per questo. I produttori potranno partecipare a questa iniziativa inviando i loro campioni, ma oltre a questo abbiamo ideato quest'anno anche un concorso dedicato alle produzioni amatoriali, quindi piccoli produttori che hanno lo producono per autoconsumo possono partecipare a questa iniziativa che si chiama l'oro di casa, come l'oro delle Marche, questo si chiama l'oro di casa perché è ritenuto un oro per chi produce olio, l'olio è ritenuto un oro. Quindi avranno la possibilità di partecipare inviando un campione di una bottiglia da 0,50 cc con una domanda di partecipazione, verranno degustati e valutati da una commissione di assaggio di Olea con tanto di scheda di valutazione. Il concorso è gratuito, quindi quest'anno i produttori amatoriali possono approfittare di questa iniziativa, potranno consegnare i campioni entro il 30 di novembre alla sede di Olea o anche alla manifestazione domenica prossima, 28 novembre. Gioia di tutti i fanesi e non solo, ritorna a Sapori e Aromi, e devo dire che abbraccia la felicità un po' di tutto il territorio. Eh beh sì, è un bel momento, anche perché lo scorso anno non si è tenuta e quindi c'era proprio il desiderio e l'aspettativa, tanta gente a dimostrazione di questa voglia di tornare anche alla normalità, ovviamente in sicurezza. Aromi e Sapori in qualche modo conclude un percorso della valorizzazione dei nostri prodotti con le fiere in giro del territorio. Ci sono state quelle del tartufo, quelle dell'olio, e con Fano qui al Codma si radunano un po' tutti i produttori del nostro territorio con tutte le eccellenze. Quindi è un bel modo per promuovere, un bel modo per così
vivere il nostro autunno con tutte le nostre eccellenze. Un grazie a tutti i produttori che, come ogni anno, confermano la loro presenza e dimostrazione del valore che ha assunto questa manifestazione. Eccellenza questa manifestazione a livello regionale e nazionale, quindi quando è arrivata la richiesta di patrocinio ovviamente non abbiamo avuto dubbi, ci fa piacere essere presenti e mi complimento con l'associazione Viandanti perché, nonostante le tante difficoltà dovute al Covid, siete tornati in presenza. È un segnale importante per i presenti che sono qua come visitatori, ma anche per i produttori. Mi auguro che sia anche un modo da parte della regione per continuare a sostenervi non solo qua con il patrocinio, ma anche per sostenere tutti i produttori del nostro territorio. Grazie, complimenti e in bocca al lupo. Il saluto anche dalla regione, nonché il sostegno a questa manifestazione che promuove il territorio e i nostri prodotti. Sì, abbiamo voluto assolutamente sostenere Sapori Aromi d'Autunno, che torna finalmente in presenza dopo la pausa dello scorso anno, un segnale di ripartenza importante. Questa mattina all'inaugurazione ho visto tanti visitatori ed è un segnale non solo per coloro che vengono qua per assaggiare, degustare, acquistare, ma anche per tutti i nostri produttori. Vogliamo dare un segnale preciso, concreto. Io, come rappresentante della Presidenza del Consiglio regionale, sono tra coloro che hanno voluto patrocinare Sapori Aromi, perché non inizia l'autunno senza l'inaugurazione da 33 anni di Sapori Aromi d'Autunno. Ci sono espositori da tutte le Marche, ma anche dall'Umbria, quindi, e quest'anno addirittura dalla Puglia, per cui è un'eccellenza non solo per Fano ma per tutta la nostra regione avere qua al CODMA questa manifestazione in cui crediamo e vogliamo continuare a sostenere. La giuria ha premiato un po' non solo i produttori fanesi ma anche tutti quelli del territorio. Si comincia con l'associazione Favetta di Frate Rosa. L'associazione Favetta di Frate Rosa è rappresentata da Rodolfo Rosatelli. L'abbiamo qui, benissimo. Premia Giorgio Sorcinelli. Il premio Marche Nostre che oggi viene conferito ai migliori produttori, personalità, aziende e associazioni del mondo agricolo. Allora, si parla in questo caso della Favetta di Frate Rosa, questo prodotto tipico locale, e Presidio Slow Food. Sì, la Favetta di Frate Rosa è l'unico presidio slow food della provincia di Pesaro. È un progetto che è partito 20 anni fa per recuperare un prodotto che era tipico delle nostre campagne ma che era andato sparendo. Si era conservata la prova, perché da noi si è mantenuta la tradizione di impastare la farina di grano con farina di fave per fare i tacconi, e questo ci ha spinto a lavorarci sopra. Agrario Cecchi presente, siamo qui con la vicepreside, anche quest'anno tante attività a Sapori Aromi. Sì, siamo contenti di partecipare come istituto agrario anche quest'anno ovviamente alla manifestazione Sapori Aromi d'autunno. Siamo ospiti di Olea, con cui ovviamente collaboriamo da decenni. La sede dell'istituto agrario è anche sede legale dell'associazione Olea, e partecipiamo ovviamente a tutte le fasi di selezione dell'oro delle Marche, e quindi poi abbiamo anche la possibilità di venire in fiera con un nostro stand per presentare i nostri prodotti. Saremo sia questa domenica che anche la prossima domenica 28 novembre insieme a tutti gli altri produttori delle Marche e non solo qui a Sapori Aromi d'Autunno a Fano, e quindi vi aspettiamo. Darei la parola ai nostri docenti, al nostro docente di agronomia Mirko Panarello, che è qui con i nostri alunni e i nostri prodotti.
Con il professor Panarello andiamo a vedere allora il frutto del lavoro degli studenti. Buongiorno a tutti, come avete già introdotto sono il professor Panarello e insegno produzioni vegetali all'Istituto Cecchi e in rappresentanza della scuola abbiamo alcuni dei nostri prodotti direttamente fatti nell'azienda della scuola in oltre 25 ettari in collaborazione con i ragazzi che svolgono le proprie attività didattiche. In particolare abbiamo la nostra esposizione di vini che si alternano tra bianchi e rossi sia in purezza sia in blend tra verdicchio, bianchello. Per il rosso abbiamo il Montepulciano e il blend di Sangiovese e Syrah. Alcuni dei nostri vini presentano un invecchiamento in barrique, quindi un ulteriore affinamento per raggiungere livelli qualitativi superiori. Non ultimo, infatti, nel 2019, l'ultimo anno in cui si è svolto il concorso per via della pandemia, abbiamo anche un riconoscimento a livello nazionale per quanto riguarda il concorso Bacco e Minerva, che quest'anno presumibilmente invece riusciremo a fare e verrà organizzato nella nostra scuola in quanto vincitori. E anche per quanto riguarda l'olio abbiamo avuto negli scorsi anni riconoscimenti importanti, in particolar modo le quattro gocce d'oro. Per cui noi uniamo sia l'aspetto didattico, ma nonostante ciò riusciamo a produrre prodotti di eccellenza. Dicevo aspetto didattico perché sono i ragazzi a lavorare, quindi la finalità è didattica, ma in realtà poi i prodotti sono comunque con degli ottimi risultati. Quindi è il nostro orgoglio e essere qui lo dimostra, siamo presenti, siamo nel territorio e l'agricoltura è il futuro, il ritorno all'agricoltura sarà il futuro dei giovani perché il cibo proviene da lì, quindi la sostenibilità, l'ambiente e tutto quello che ha a che fare col territorio è legato a quello che noi facciamo a scuola. E allora complimenti e congratulazioni a tutti i ragazzi dell'Istituto Cecchi. Grazie, buongiorno e arrivederci. Diamo il benvenuto anche al professor Baldelli, come sta andando? Ma dunque, qui sta andando bene, siamo presenti anche in altre fiere qui del territorio e poi come ogni anno in questo periodo siamo in piena campagna di orientamento, tra l'altro questa settimana prossima che verrà abbiamo tre date di orientamento, il 23, 24 e 25 appunto di questo mese. E chi viene a visitare la nostra scuola visita chiaramente anche la nostra azienda con cantina, mensa, annessa appunto all'istituto e può acquistare i nostri prodotti che sono anche oggi esposti qui in fiera. Di solito abbiamo un buon riscontro, la qualità, non lo dico essendo di parte, ma è la verità, la qualità è ottima dei nostri prodotti, anche perché poi io come responsabile del laboratorio di chimica analizziamo i prodotti vino e olio proprio nel nostro laboratorio, quindi da sempre abbiamo un riscontro positivo con l'utenza, non solo l'utenza nostra scolastica ma proprio di tutta la comunità. Bene, quindi insomma i giovani che si vogliono affacciare al mondo del lavoro rispondono bene a questi open day? Sicuramente, abbiamo la fortuna, chi conosce il nostro istituto, la location è una cosa diciamo fantastica, quindi Villa Caprile è una villa del XVI secolo, quindi questo diciamo dà lustro ancora di più al nostro istituto. Siamo l'istituto tra l'altro uno dei più vecchi in assoluti d'Italia, quindi siamo la nostra scuola era già istituzione agraria a metà dell'Ottocento, quindi poi è diventato istituto agrario ai primi del Novecento, però come ripeto come anni di gloria sono tantissimi. Va bene, nel frattempo allora invitiamo tutti gli studenti o i futuri studenti dell'Istituto Cecchi a passare qua al CODMA e vedere proprio, toccare con mano il risultato dei prodotti frutto di studio di tutti i ragazzi. Grazie. Thank you.
Foggia con furore. Salvatore Moffa, che ci fate qua? Con furore. Allora, siamo venuti a questo invito, su invito di Olia. Noi partecipiamo a diversi concorsi e nazionali e regionali, quindi abbiamo ritenuto opportuno partecipare anche a questo evento interessantissimo. È un modo per ricambiare le gentilezze che Olia ci offre. Quindi l'olio della Puglia, tra le tante prelibatezze, l'olio di Foggia per l'esattezza, quale caratteristiche ha l'olio Moffa? Allora, noi ci troviamo nella Capitanata, quindi scendendo l'Italia praticamente appena si entra in Puglia. L'oliva che presentiamo è la nostra Peranzana, un'oliva molto ricercata sui mercati sia nazionali che internazionali, tant'è vero che quest'anno mi tocca essere il primo olio della Puglia, secondo Olea, e stiamo producendo anche un'ottima oliva da mensa, perché abbiamo scoperto che la Peranzana ha un'ottima duplice attitudine. A breve avremo il riconoscimento della DOP della nostra varietà. Cita lo slogan, veramente qualità e gusto made in Marche. Tutto questo e molto altro a Sapori e Aromi d'Autunno, Codma di Fano. E allora non ci resta che salutarci. Grazie dell'attenzione e a presto.